Credo che tornerò a casa per oggi. Sì, penso che sia una buona idea, visto che Sakura-san ci farà il culo. Mi devi delle spiegazioni, ragazzo. Ehi, ha chiamato la polizia. Hanno la scuola, madonna, sono andato subito preventino. È saltato metà del tuo primo giorno di scuola. Mi dispiace. Ah, proprio quando cominciavo pensai che stessi rigando dritto. Dopo un giorno. Senti, cerca solo di rigare dritto. Un passo falso e la tua vita andrà a rotoli. Sai cosa vuol dire libertà vigilata, no? Lo capisco. Bene. Mamma mia, vorrei dire tanto di questa, di quando chiamano al telefono. Vorrei fare la voce, ma non posso perché è spoiler. Ehi, che succede? Sì, ho appena chiuso, sarò lì tra una mezz'oretta, come promesso. Perché te ne stai lì impalato? Fila di sopra e vattene a letto, pure senza cena. No, è un tizio, l'ho appena assunto per un part time. Cioè, già questi dialoghi ti fanno capire che effettivamente sembra che stia parlando con una zozzona, però poi scopri. Non scordarti di chiudere a chiave la porta e spegnere le luci, ok? Sì, me ne sto andando. Te l'ho detto, è un aiutante. Mamma mia. Patato suo giro comunque. Forse possiamo pulire, no? O forse posso aprire lo scatolone? Lo scatolone è arrivato da casa, contiene qualche vestito. No, ancora non posso aprirlo. Però fammi vedere equipaggiamento. Yes, posso almeno mettere un'arma migliore. Dai, almeno questo è qualcosa. E anche le protezioni. Perdonami se c'ho già la roba di livello alto, gioco, ma questo è il New Game Plus. Accessorio della moda? No, direi proprio di no. Direi di metterci, dove sei? Questo qua, annulla sacro e maledetto, che sono una delle nostre debolezze, tra l'altro. Credetemi che questo oggetto ci salverà il culo in molte occasioni. Andiamo a dormire, allora. Sono senza forze, sarà per tutti i casini che mi sono capitati. Dormiamo, allora. Frup, e via. Annanna. No, niente pianoforte? Ah, eccolo. Era ora che ti svegliassi. In piedi, prigioniero. Il nostro padrone desidera parlarti, per il tuo bene. Prendi a cuore le sue parole. Per prima cosa, festeggiamo il nostro nuovo incontro. Oh, i tuoi poteri si sono ridestati? Poteri davvero speciali. La tua riabilitazione può finalmente avere inizio. I miei poteri? Non è necessario comprendere tutto per il momento. Dovrai addestrare il potere della persona che si è appena risvegliata. Le persone non sono altro che una maschera, un'armatura del cuore per fronteggiare i problemi del mondo. Mi aspetto molto da te. Non è un mio problema, che intendi dire? Non c'è motivo di preoccuparsi, lo capirai a tempo debito. A proposito, hai avuto modo di apprezzare il navigatore del metaverso? Usarlo ti permetterà di andare e venire tra la realtà e i palazzi. Il navigatore del metaverso? È una risorsa che ti ho concesso per addestrarti come ladro. Il navigatore del metaverso è un dono del nostro padrone. Vedi di usarlo con cautela, prigioniero. Dedica tutto te stesso all'addestramento per diventare un abile ladro. Ti sentirai scoraggiato a essere l'unico che può avvalersi del navigatore del metaverso. Dovessero esserci altri che si dimostreranno utili alla tua causa, lo concederò anche a loro. Tutto ciò che ti aiuterà a diventare il più abile tra i ladri. E ora, torna indietro e goditi quel poco di riposo che ti resta. Ma effettivamente, mentre noi siamo qua, stiamo dormendo, stiamo riposando? Tecnicamente sì. E un altro giorno andò. Ho fatto un altro sogno strano. Fato e risveglio? Adesso però devo sbrigarmi e prepararmi per andare a scuola. Beh, anche oggi piove. Bella la primavera, vero? Bene, abbiamo l'ombrello oggi.
Che gli è preso all'autista? Lanciarsi in stazione a tutta velocità, cose da pazzi. Non lo sai, pare che abbiano dato di matto. Che abbia. Succede spesso ultimamente. La gente sta impazzendo, è per questo che ci sono tutti questi incidenti, vero? Beh, tra la crisi economica e tutte queste notizie deprimenti, c'è poco da stupirsi. Belle le notizie che si sentono in metro, eh? Non vedo l'ora di potermi sedere un giorno sulla metro. Sarà molto utile. Oh, ma guarda. Un altro personaggio diverso renderizzato. Ehi, ma quello non è... ma quella non è lei? Dici quella con il fiocco rosso? Forse? Quanto è magra. Non è giusto, anch'io porto i capelli a coda di cavallo. Sì, ma i tuoi sono... Vroom. Ok, ma cosa c'entra con il fatto che è così magra? Effettivamente. Quel tizio lì vestito da militare, oddio, incontreremo anche lui. Però non è importante. La prego, si siede al mio posto. Io scendo tra poco. Sicura? In tal caso... E io mi siedo. Oh, wow, che velocità. Mi scusi, quel posto era per la signora. Il mio tormento. Oh. Vuoi che lo svegli? Va bene così, posso capirlo. Mi rincresce non essere stata d'aiuto. Oh, è tutto a posto, non preoccuparti. Mi permette almeno di portarle il bagaglio. Grazie. Non è pesante però? Si figuri, sono ben allenata. Oh. Piccola rossa. Chieda scusa. Grazie mille per prima. Per prima? Per cosa? Per esserti fatto sentire quando ho offerto il mio posto sul treno. Frequenti il secondo anno della Shujin, vero? Io sono al primo. Quanto è educata e quanto sei brava tu. Sul treno mi è totalmente sfuggito di mente di ringraziarti e non volevo sembrarti scortese. Ti prego di scusarmi. Oh, una koai simpatica. Ah, che bel tempo oggi, eh? Pissi, 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 pissi. Posso comprare qualcosa? Nah, piove, a quanto pare non posso. E andiamo a scuola anche con il bel tempo, dai. Pare che sia arrivato a scuola sano e salvo. Ma cos'era quel castello? Lo scopriremo tra poco. Sono il professore di scienze sociali, signor Ushimaru. Quest'anno vi insegnerò le regole della società. Sembrate un branco di ragazzini viziati. Non vedo l'ora di vedere chi di voi mi deluderà di più. Ah, tra l'altro, piccolo trivia. Ogni tanto succederà che ci interrogano durante il gioco, quindi ho pensato che le risposte potessero essere utili. Quindi ecco perché mi sono segnato tutte le risposte su questo quaderno. È citare questo? No, è essere previdenti. C'è un dizionario che definisce l'anno, in un periodo di 365 delusioni. Il titolo del libro è cinico quanto il resto, è il dizionario del diavolo di Ambrose Bierce. Ehi, ragazzo nuovo! Sì, mi dica. Qual è stato il fattore determinante per il progresso dell'umanità secondo il dizionario del diavolo? Ammetto che la prima volta che l'ho fatto io subito ho detto il denaro, il nemico dell'umanità. Invece è proprio i nemici la risposta giusta. E perché la so? Perché ho ricaricato il salvataggio per vedere qual era la risposta giusta. Vediamo quante me ne ricordo senza guardare. Esatto, malfattori per la precisione. Ha saputo rispondere, eh? I malvagi possono influenzare la storia, ma ricordate che questa definizione è una battuta sarcastica. Qui nel mondo reale i malvagi non fanno progredire l'umanità, ma spargono caos e conflitto. Oh, l'ha azzeccata, ma è davvero un criminale? Sembra un tempistello, ma magari si sta dando tanto da fare con lo studio. È il mio primo giorno. Aver dato la risposta giusta mi fa sentire più brillante. E questa è una delle cose che mi ha aiutato tantissimo ad aumentare la conoscenza, che per ora è al massimo. So che avete sentito tutte le notizie su quei sobillatori. Non abbiamo posto per i criminali, né a scuola né nella società, sono stato chiaro? Ti stai riferendo a me, stronzo? E il giorno passò.
Ho sentito che è arrivata una primina incredibile. Wow, quella ragazza col fiocco è magrissima. È una primina. Aggressione, ricatto, spaccio. Ha fatto di tutto. Madonna. Le voci sono una cosa pericolosissima. Ho sentito dire che ha con sé un coltello. Beh, non in questo mondo, diciamo. Ehi là, Takamaki. Le cose sono fatte pericolose di recente con tutti quegli incidenti. Mi dispiace, oggi è un servizio fotografico per l'edizione speciale estiva, non posso perdermelo. Ehi, fare la modella è fantastico, ma non affaticare troppo quel tuo bel corpicino. Maniaco schifoso bastardo. Avevi detto di sentirti poco bene, vero? Appendicite, se non sbaglio. Sì, vorrei andare in ospedale, ma sono troppo presa. Mi spiace farla preoccupare. Devi anche sentirti sola. Scusa se trattengo così spesso la tua migliore amica per gli allenamenti. Mamma mia, porco schifoso. Oh, e occhio a quel nuovo studente. Ha dei precedenti penali, dopo tutto. Se dovesse capitarti qualcosa... Grazie. Se vuole scusarmi... Mamma mia, Timeno, Timeno. Sappiamo tutti cosa ha pensato, ma che non abbiamo potuto dire. Yo! Mi tendi un'imboscata? Imboscata? Oh, avanti, non dire cazzate, a ogni modo. Vorrei parlare di quel castello di ieri. Ho cercato di convincermi che fosse solo un sogno, ma non c'è stato verso. Non posso fare finta di niente. È tutto collegato a quel bastardo di Kamoshida, in fondo. Voglio scoprire cos'è questo posto, a ogni costo. E tu, beh, sei l'unica persona su cui posso contare per questa roba. Allora, ci stai? Ma è stato solo un sogno. Me ne tiro fuori, certo, che si fa? Bene, mi fa piacere non essere il solo. Credo che dovremmo semplicemente ripercorrere il tragitto di ieri. Nel frattempo, stai andando in stazione, vero? Vengo con te. Avvertimi se noti altri strani edifici lungo il percorso. Pure. Ryuji non sembra un cattivo ragazzo. Credo che dovrei assecondarlo però adesso. Pam pam pam. Se un castello così enorme esiste davvero, lo troveremo in un attimo. Esatto, non è una cosa che non l'ho persa di vista. C'era un castello qui tutto il tempo? Ma quando avrebbero costruito una cosa del genere? Siamo andati da quella parte, vero? Beh, io ho seguito te, non sapevo come arrivare a scuola. Forse. Se la metti così non ne sono più tanto sicuro nemmeno io. Ma io ho seguito te, Ryuji. Va bene, da questa parte. Fammi un fischio se noti qualcosa. Parabaram pam pam. Eh? Siamo a scuola. Non c'era nulla fuori posto lungo la strada, vero? Non ho visto alcun castello. Abbiamo senz'altro sbagliato a svoltare da qualche parte. Riproviamo. Voglio andare a casa. Di nuovo? Non preoccuparti, questa volta non sbaglierò. Andiamo. Qualcosa non torna. Davvero? Forse è più piccolo di quanto crediamo. No. Che ne pensi? Voglio tornare a casa. Sei sicuro che sia qui intorno? Cerca sul telefono. L'ho già fatto. Non ho visto nulla di simile nei paraggi. Telefono? No. Ora che ci penso, non avevi una specie di app navigatore l'altro giorno? Come cacchio hai fatto a vederla? Navigatore? Non so se fosse proprio quello, ma la voce che veniva dal tuo telefono somigliava a una cosa del genere. Non diceva tipo, bentornato nel mondo reale, una roba così? Passami un attimo il telefono. Non rubarmelo, Ecco, infatti. Cos'è sta roba a forma di occhio? Me la sono ritrovata, non riesco a rimuoverla, bell'icona. Non riesco a rimuoverla.
Aspetta, cosa? Che strana app. Oh, aspetta, ci siamo. Lo sapevo, è un navigatore. C'è perfino la tua cronologia. Cavolo, sono proprio un genio. Proviamo ad attivarla. Non so come si fa. Allora lo farò io. Kamoshida, Shujin Academy, pervertito, castello. Avvio navigazione. Ci siamo. Poi siamo andati in quella direzione e... Ehi, che stai... Ma che diavolo? Distorsione. Eccolo qua. Da scuola a castello. E io ho cambiato i miei vestiti. Sono un gran figo ora. Tra l'altro i bottoni che abbiamo noi sul cappotto sono gli stessi bottoni che poi ci sono anche sulla divisa. Guarda, è il castello di ieri. Niente da dire? Siamo riusciti a tornare. Ciò significa che anche quello che è successo ieri era reale. Ah, i tuoi vestiti! Quei vestiti. Proprio come l'altra volta, eh? Ieri. Perché sei conciato così? Sei invidioso? Niente male, eh? Ti piacciono? Che sta succedendo? Tutto questo non ha un cazzo di senso. Ehi! Basta fare baccano. Tu! Le ombre sono in agitazione, perciò sono venuto a dare un'occhiata. Pensare di ritrovarvi qui all'ingresso quando la scorsa volta siete fuggiti per un soffio. Cos'è questo posto? È la scuola? Esatto, è la scuola. Ma è un castello! Questo castello è la scuola, ma solo per il signore del castello. Il signore del castello? Credo che tu l'abbia chiamato Kamoshida. È così che il suo cuore distorto vede la scuola. Kamoshida, distorto? Spiegalo in modo più comprensibile. Inutile aspettarsi che un idiota possa capire. Cosa hai detto? E quello cos'era? Devono essere gli schiavi tenuti prigionieri qui. Sul serio? Oh merda, dice sul serio. C'erano altri tizi imprigionati qui ieri. Sono piuttosto sicuro che siano della nostra scuola. Quasi certamente per l'ordine di Kamoshida. Non è nulla di insolito. Qui è così tutti i giorni. Come se non bastasse, ieri siete scappati voi due. Deve aver proprio perso le staffe. Quel figlio di puttana. Ryuji? Come sai il mio nome? Che stronzata! Riesci a sentirmi, Kamoshida? Facendo così non aprirai di certo. D'altra parte si direbbe che tu abbia le tue buone ragioni. Ehi, Morgana! No, ho letto male, scusami. Cos'è che hai letto? Mona. Scusa. Mi chiamo Morgana. Sai da dove provenivano quelle voci? Vuoi che ti porti da loro? Beh, credo di poterlo fare, ma solo se viene anche lui. Beh, sono qui per questo. Andiamo. Allora è deciso. Sul serio? Grazie, amico. D'accordo, diamoci da fare, seguitemi. La prima volta, quando giochi per la prima volta, appunto, pensi che queste risposte ti aiutino a essere più amichevole. In realtà, come rispondi rispondi, il gioco va avanti comunque. Questo è il punto di infiltrazione. Non è da qui che siamo scappati la scorsa volta? Proprio così, non fare irruzione dalla porta principale. È una regola base per un buon ladro fantasma. Come faremo a sapere queste cose? Vedrò ad insegnarvelo un po' per volta. Forza, seguitemi.
sono... Ecco, scusa se ti ho trascinato in questa storia. Ti chiedo. Ma non posso perdonare quel bastardo di Kamoshida per aver sempre fatto i suoi porci comodi. No, sul serio, grazie di essere qui, ti devo un favore. Me ne devi 12, una citazione anche questa. Quindi? Diamine, questo posto è inquietante come sempre. Ci sei entrato mezza volta. Ora fate esattamente quello che dico, ok? A me piace troppo l'animazione di corsa sua perché c'ha il rotondino tipo Sonic. Seguitemi. Andiamo. Ancora non sembra esserci nessuno qui, eh? Ehi, quando siamo entrati dalla porta principale siamo passati da qui. Ma cosa? Ho appena avuto le visioni. Quella non era la Shujin. Ve l'ho detto, siamo nella vostra scuola. Comunque non possiamo andare troppo in giro. Le ombre potrebbero arrivare in qualsiasi momento. Forza, da questa parte. Uno dei miei obiettivi, tra l'altro, in questo gameplay sarà aumentare al meglio che posso, se non al massimo addirittura, i miei punti vita e i miei punti magia, diciamo, ve la semplifico. Che tra l'altro si vede che io sono superiore in questo momento perché dovrei avere molti meno punti di Morgana, eppure ho tipo quasi il doppio. Comunque, andiamo avanti. Allora, sembrerebbe esserci un nemico già lì. Dun dun dun. Cavolo, me lo sentivo che avremmo trovato delle guardie. Sembra che d'ora in poi dovremmo farci strada lottando. Sul serio? Oh, va bene, queste sono le basi del combattimento. Mi raccomando, memorizzate tutto. In generale voglio tendere delle imboscate. Se possibile i nemici vanno attaccati alle spalle. Strappando loro la maschera si sottraggono momentaneamente al controllo del signore del palazzo. In questo modo si può cogliere un nemico di sorpresa e attaccare per primi. Beh, questa è una cosa basilarissima, però è molto importante fare gli attacchi in imboscata perché ti permette assolutamente di essere sempre in vantaggio. Per cui saltare addosso e colpire per primi, tutto chiaro. Tu potrai solo guardare, lo sai, non puoi usare una persona. Comunque andiamo. Posso nascondermi? No, ancora no. Però posso fare le imboscate da dietro. Tu a cosa sei debole? Al vento e al ghiaccio. Non ho nessuna delle due cose, ma ho un'arma molto potente. Posso risparmiare punti e attaccarmi lì per ora. Questo non è cheatare, perché alla fine siamo in New Game Plus, quindi va benissimo. Allora, proseguiamo dove eravamo l'altra volta. Che tra l'altro, la prima volta che vieni, io ho girato un po' ovunque per scoprire se c'erano ceste, cose nascoste. E in realtà poi le cose si vedono comunque sulla mappa. Perché non c'è nessuno? Dannazione, prima erano qui. Dove sono andati? Abbassa la voce. Oh sì, più avanti ce n'erano altri. Forse li hanno già trasferiti. Diamine, sento dei passi e sono tanti. Se ora ci scoprissero sarebbe un bel problema. Questa è una stanza di salvataggio. Ehi, entriamo in questa stanza. Ci nasconderemo finché non andranno via. Probabilmente le ombre non entreranno qui. Come fai a saperlo? La distorsione era rifatta qui, e ciò significa che il controllo del signore in quest'area è debole. È una classe. Ma è un'ala scolastica. Ora capisci? Questo luogo è un'altra realtà proiettata nel cuore del signore. Questa è la realtà di Kamoshida. Merda, non ha alcun senso. Si potrebbe dire che è un mondo in cui i desideri distorti di qualcuno si materializzano. Io chiamo questi luoghi palazzi. Palazzi? Questo succede perché lui ritiene che la scuola sia il suo castello. Quindi è diventato così solo perché lui la vede in questo modo?
Quel figlio di puttana! Deve odiare davvero molto questo Kamoshida. L'odio non basta a descrivere cosa provo. È tutta colpa di quello stronzo. Non so cosa sia successo tra di voi, ma non lasciarti sopraffare dalle emozioni. I suoi lacchè sono dappertutto. Vuoi saltare di più, saperne di più sui tuoi abiti, vero? Già, vorrei proprio saperlo anch'io. Anche loro sono una conseguenza di questo mondo. Altra roba senza alcun senso. Nel palazzo ogni cosa si distorce a seconda di come il suo signore la desidera. La scuola si è trasformata in un castello del genere, dopo tutto. Per prevenire simili distorsioni bisogna possedere un fortissimo spirito di ribellione. Il tuo aspetto è una sua manifestazione, è l'immagine della ribellione che vive in te. In te. Ah, sono stufo di questa roba. Mi incuriosisci molto di più tu che i suoi vestiti. Si può sapere che diavolo sei? Sono un umano, un autentico umano. No, sei decisamente più simile a un gatto. Questo è perché, ho perso la mia vera forma. Credo. Credi? Però so come riacquistare il mio aspetto originario. Mi sono rintrufolato qui proprio per effettuare un'indagine a riguardo. Alla fine mi sono fatto acciuffare, purtroppo. Tra l'altro anch'io sono stato torturato da Kamoshida. Gliela farò pagare cara. Cos'è, un fumetto? È tutto così assurdo. Se vogliamo proseguire, dobbiamo affrettarci. Anche questa volta avrò bisogno delle tue abilità, recluta, ok? Tranquillo, non ti farò fare tutto da solo. Pensavo potesse servire, perciò... Ho portato questa nel caso, è solo un modellino però. Quindi fa rumore e nient'altro. Ma è un giocattolo! Sembra vera però, dovrebbe riuscire almeno a ingannarli. Bravo Ryuji. Ho anche portato delle medicine, sai come si dice, prevenire è meglio che qualcosa, eh? Perciò avevi pianificato tutto dall'inizio. E va bene, se siete pronti ad andare riprendiamo la nostra infiltrazione. Grazie Ryuji. La Tkvaken e una medicina. Vediamo se posso già cambiarla con la mia pistola. Forse ci sono altre sentinelle di guardia all'esterno. Sfruttiamo questo momento per fare il punto della situazione. Nella safe room puoi consultarti con i tuoi compagni, grazie. In realtà il mio obiettivo ora sarebbe un altro. Il mio obiettivo ora, vediamo se posso cambiare la pistola. Sembrerebbe di no, peccato. D'accordo, devo parlare o possiamo uscire? Dovrebbero esserci altri soldati fuori. Diamo un'occhiata alla situazione e usciamo. Va bene. Credevo di aver sentito qualcosa muoversi. Me lo sono immaginato. Che mi dici degli schiavi? Sono tutti in palestra. A quest'ora staranno già urlando dal dolore. Molto bene. Comunque ho sentito che ci sono degli intrusi. Non abbassate la guardia. Andiamo. Sentito? Sono nella palestra, giusto? Dovrebbero essere poco più avanti, andiamo. Andiamo allora. Oh, un nemico. Ok, girati di spalle. C'è una guardia di pattuglia. La palestra dovrebbe essere oltre quelle sbarre. Quindi che facciamo? Dobbiamo affrontarla? Pare di sì. Non facciamoci scoprire prima di attaccare. Il livello di allerta del palazzo aumenterebbe. Io non sono mai arrivato oltre al colore blu. Ci sono tre colori se non ricordo male: blu, giallo e rosso. Il rosso è il pericolo massimo, ovviamente. Ecco appunto. Non sono mai arrivato oltre al blu. Sarà perché ho giocato bene o perché sarà fatto così il gioco, ma non mi è mai capitato. Se ci scoprono cosa facciamo? Ce la diamo a gambe? Eliminando vari nemici senza farci scoprire dovrebbero ridurre il livello di allerta. Sembra complicato. Ok, annoterò un po' di cose sul livello di allerta. Sapere queste cose è fondamentale per infiltrarsi nel palazzo, quindi leggetele attentamente, ok? Non lo farò. Oh, nasconditi. Incredibile che tra l'altro...
Ma porca puttana, ero dietro una colonna, come ha fatto a vedermi? Vabbè, non importa. Allora, debole al fuoco, eh? E io ti attacco. Ahia, che male! Mamma mia, quanto sono molleggiati questi. E io ti attacco. Forse dovevo attaccare l'altro, ma magari adesso ci pensa lui. Vabbè, si è curato, dai, è qualcosa. Forse dovevi aspettare. Allora, attacchiamone uno. Ecco, fatto. Quasi, ce la potevi fare. Ci penso io, vai tranquillo. Ecco, fatto. Così è tutto più semplice, perché così non consumo i punti magia, diciamo. Continuerò a dire punti magia per semplificare la cosa, piuttosto che di SP. Miau, 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 miau. Dannazione. Oh, bene, siamo arrivati al giallo. E la mia frase di prima, che non ho mai superato il blu, è stata smontata in mezzo secondo. No. Più avanti c'è la palestra, giusto? Sì, manca poco. Facciamo attenzione a eventuali guardie lungo la strada. Va benissimo, facciamo attenzione. C'è qualcosa qui? No, è tutto chiuso. Tra l'altro, una delle cose che ho sempre pensato: ma tutte le porte saranno chiuse? Beh, madonna. Quelle colorate di bianco sì. Ehi, avete visto qualcuno che sembrasse un intruso? No, non ancora. Cavolo, me lo sentivo che avremmo trovato tanti nemici. Sarà impossibile evitarli tutti. Quindi cosa facciamo? Proviamo ad abbatterli come prima? Non è così semplice. C'è ancora tanta strada da fare. Dobbiamo risparmiare le forze. Ok, scusa. Maledizione, vorrei poter combattere. O almeno vorrei dare una mano. Non ho altro che questo giocattolo. Sono uno sfigato. Intendi quella pistola? Sì, sembra vera, ma non spara. Capisco. In realtà ci sarebbe un modo. E allora perché prima hai detto che era inutile? Stronzo di Morgana. Ok, usiamola per abbattere i nemici. Cosa? Mai sentito? Non spara nemmeno i pallini. Tranquillo, sono certo che funzionerà. All'attacco, capellone. Lascia fare a me, cosa stiamo per fare? Lascia fare a me. Ehi, aspetta, te lo ripeto, non sparerà nulla. Hai la pistola con te, giusto? Puntala verso un'ombra e fai fuoco. Gli attacchi da fuoco, grazie. E attaccherò questo perché è forte. Mamma mia, ma l'ho distrutto. Che ne dici? Sei sorpreso? Più di una volta ti accorgerai di sparare è più utile che colpire col pugnale. Ogni tanto, non sempre. Rischi di finire le munizioni, ma usarle tutte è meglio che lasciarle prendere la polvere, no? Proprietà delle armi da fuoco, grazie. D'accordo, tocca a me. Mostrarti la mia arma, la fionda. Sì, mi cami. Ah, già, ho finito le munizioni. Vero. È bello che il fatto che comunque le munizioni siano contate e te le devi tenere da conto. È sempre figo. Wow, quella pistola giocattolo ha appena sparato proiettili veri. Siamo in un mondo cognitivo. Se l'avversario crede che sia vera, allora lo diventerà. È un bene che sia così realistica. Meno male. Non capisco. Siccome pensa che sia un'arma vera, la riserva di proiettili in battaglia è limitata. Ma si aspetta anche che lo affronti con armi cariche, ergo i proiettili si ripristinano dopo ogni scontro. In pratica le munizioni non le compri, era questo il succo. Cos'è stato questo baccano? Cosa? Bastardi! In guardia, ne arriva un altro! Sbarazzatene! Taradadan, tan tan tan. Ok, ci penso io. Le munizioni sono al completo, forza, scaricale sul nemico. D'accordo. Ma dai, prima facevo 200, com'è che adesso faccio 68? Ah, per scriptare, per farlo fare anche a lui, giustamente. Hai ragione, Mona. Che tra l'altro Mona in alcuni dialetti vuol dire della roba. Proprio come pensavo, i nostri proiettili si sono ripristinati prima dello scontro. Non sapevo se portarla o meno all'inizio, ma ora so che ne è valsa la pena. Siamo fortunati ad avere un'arma da fuoco aggiuntiva nel nostro arsenale. Vero. Ottimo lavoro, direi, anche se ha funzionato per pura fortuna.
Dovevi proprio metterla così? Non lamentarti, biondino, è comunque una lode. O comunque, d'ora in avanti dovremmo stabilire i nostri ruoli in battaglia. Come avrete notato, ci sono molti nemici. Sarà importante coordinare bene le nostre mosse. Posso continuare a fornire informazioni, ma dovrai decidere tu come farmi combattere, capellone. Che vuoi dire con come farci combattere? Insomma, la strategia di battaglia, se gestire io o se gestirla la IA di gioco. Non fatelo, gestitela voi. In sostanza, cosa faremo in battaglia? Può darci ordini diretti o lasciarci agire liberamente, che è meglio l'ordine diretto. Anche se per ora sono l'unico che combatte con lui. In pratica ti sta dicendo, avrai una squadra più avanti e potrai decidere tu come combattere. Ok, cosa preferisci? Vuoi che segua i tuoi ordini o che agisca per conto mio? Comandi diretti miei, ovviamente. Ricevuto, vediamo di cosa sei capace. Molto, credimi, Mona, molto. Vediamo se quindi ora... Ah, finalmente, arma a distanza. Guarda quante armi. Sono più armi che coltelli. Ecco l'arma... Non mi ricordo. No, è l'arma da fuoco migliore del gioco questa. Cioè, mia, ovviamente, intendo. Oh, non vedo l'ora di mostrarvela. E tra l'altro c'ha una statistica bonus quell'arma. Ovvero... Più, non mi ricordo quanto, forse 15 a magia. In pratica la nostra magia ora è un boost veramente importante. Magia più 15. Che in realtà quando una persona arriva al livello 99 non gli serve più a niente il boost. Però l'arma è la più forte, quindi in realtà questa è più forte. Ma per un semplice fattore, perché io ho messo... effettivamente per ora che è più forte metto questa. No, però il boost di magia ci può aiutare. Comunque, questa qua è più forte perché io ho messo un pezzo aggiuntivo che la fortifica. È tutta roba che vi spiegherò più avanti, comunque. Vediamo, Morgana, spada del bandito, arma più forte. Sì, lo so, è un po' cheat questa cosa. No, non la smetterò di dirlo, non è cheat, assolutamente. È solo sfruttare il gioco. La protezione, la sciarpa del drago. Credo che sia l'equipaggiamento migliore che c'è per Morgana. Mentre come accessorio non mi ricordo cosa ti avevo dato. Forse ti avevo dato il teschio di cristallo, che ci diminuisce la possibilità di essere colpiti dalle magie e tutte le statistiche più 6. Non tutte 6 le statistiche più 1, ma tutte quante hanno più 6. Ah giusto, non gliel'ho più messo. Ecco qua. Ecco qua la sua persona e come vedete tutto quanto più 6. Perfetto. Ora che abbiamo le armi migliori e siccome Morgana ha già consumato molta della magia, visto che combatteva da solo, adesso useremo solo le armi melee, perché almeno risparmiamo punti. Anzi, sai che ti dico, Morgana? Visto che per ora non hai punti magia, tra virgolette, ti metto questo accessorio che ti ripristina la magia ogni turno di battaglia. È molto utile, visto che per adesso non hai punti magia. E tra l'altro, ne ho solo uno? Sì, ne ho solo uno. Dovrei prenderne almeno 4. E per ora mi nascondo. Ehi, vattene. Vattene. Ecco fatto. Dobbiamo abbassare piano piano il nostro livello, visto che siamo in zona gialla. Ma che bella quella spadona. E questa invece è la nostra fionda. Un crocifisso, oddio mio. Oddio mio. È un po' eccessivo il danno, però. Allora, non so come gestire questa cosa dei combattimenti. Nel senso, siccome molti combattimenti saranno comunque contro minion inutili, non so se tagliarli o meno, ma penso che ve li mostrerò, visto che comunque fanno parte dell'insieme. Una guardia, sono certo che è lì che dobbiamo andare. Abbatteremo anche questa? Non credo ci sia altra scelta, ma aspetta, potrebbe essere il momento giusto. Ok, ho deciso, vi insegnerò un modo speciale per affrontare i nemici. Una nuova tecnica? Qualcosa del genere, andiamo. Attacco. Ascolta, le battaglie hanno un ritmo scandito. Lascia che ti mostri. Vedere per... come si dice? Per prima cosa, butta a terra tutti i nemici. Tutto inizia con questo passo cruciale. Beh, sono un po' troppo potente per solo buttarli a terra, tecnicamente. Meno male che queste scene sono scriptate. Aia, che male. Bene, ora lancio un assalto. Ovvero usa triangolo. Ah giusto, la mia pistola non ve l'ho ancora fatta vedere. Mamma mia.
sono veramente troppo sbagliato. In zona livello 1 con le armi livello 99. Però il gioco me lo permette, quindi... è andata benone, sei davvero portato. Che diamine era quella super mossa? Te l'ho detto, si chiama assalto. Una volta buttati a terra i nemici si può usare per colpirli tutti assieme. Ed è utilissima quella roba. Però molto spesso è più utile occupare il tempo di un assalto per fare altro danno extra, visto che il nemico a terra non si può muovere. Già, è finita in un attimo. Beh, era già finita anche solo con la mia mossa magica, È un attacco concentrato su dei nemici indifesi, dopo tutto. Ora, come ho già detto, vorrei che coordinassi tu le nostre azioni. Puoi decidere quando farcelo fare. Esatto, in pratica ti stai dicendo, puoi attaccare o non farlo. Ok, ci penso io. Grazie. Butta a terra i nemici sfruttando le loro debolezze. Poi usa l'assalto, è la strategia ideale. No, in realtà basta che gli sparo. Praticamente gli faccio 1000 di danno con uno sparo fra un po'. Vediamo, c'è qualcosa qui? Sembrerebbe di no. Andiamo allora nella porticina gialla. Cos'è questa, una mensa? Oh, bene, ci siamo. La palestra dell'amore di Kamoshida? Che stronzata è mai questa? La palestra dell'amore. Nome più cringe non esisteva. Questa voce da dove viene? Dalla palestra? Da dove siamo, Ryuji, forse? Oh, viene da laggiù. Aia, che male. Qualcuno la smetta. Mi fanno male. Merda, incredibile. Quante volte devo dirti di abbassare la voce? Ma questa roba è fuori di testa. È bello che ogni tanto si zittiscono, muovono e basta, non fanno niente. Come si apre qui? Fermi. Ah no, erano loro, ok. Lasciateci stare, è inutile. Eh? Se restiamo obbedienti non verremo giustiziati come voi. Mi stai dicendo che vuoi restartene in un posto simile? Aspetta un attimo, avevi intenzione di liberare questi tizi? Non possiamo lasciarli qui. Ma questo sei stupido. Cosa? Sono umani solo nella cognizione di Kamoshida. Non sono umani veri, arrivati qui dalla realtà. Sono diversi da voi due. Cognizione? Significa che non hanno senso di... non ha senso liberarli. Non sono gli stessi del mondo reale. Sono come delle bambole identiche a loro. Che diavolo? Perché deve essere tutto così complicato? Quindi la scuola è un castello e gli studenti sono schiavi. È così ovvio che mi viene da ridere. Questo è davvero il parto della mente di quello stronzo. Comunque è davvero orribile. Significa che li tratta come schiavi anche nel mondo reale. Anche nel mondo reale. Aspetta, riconosco questi ragazzi. Sono i membri della squadra di pallavolo, quella allenata da Kamoshida. Di sicuro subiscono abusi fisici ogni giorno. In condizioni normali non sarebbero mai così malconci. Ma poi li stanno menando con le lance, proprio col bastone, con la parte di legno, fie. Non dirmi che subiscono questa merda anche nella realtà. Molto probabilmente. Insomma, questo dimostra che Kamoshida li vede come degli schiavi. Quindi dovrebbe essere vero. Potrebbe. Avevo sentito dire che Kamoshida usava punizioni corporali e erano solo voci, ma... Se fossero vere, non sarebbe il caso di dire tutto alla polizia. Userò questi ragazzi come prova. Se tutto va bene potremmo fregare quello stronzo di Kamoshida. Eh? Non funziona. Possiamo usare l'app navigatore, ma la fotocamera non va. Un'app navigatore? L'abbiamo usata per venire qui. Che mi dici della tua? Non va neanche la mia. Fate quello che vi pare, ma se ce ne stiamo qui così finiremo per farci catturare. Torniamo indietro. Aspetta un secondo. Non ho scelta. Dovrò memorizzare i loro volti prima di tornare a casa.
Deve fotografarsi nel cervello così. Ok, controlliamo le celle qui in zona. Mamma mia, questa sì che è una punizione orribile. Il tappetino. Ma poi il tè, la teiera, perché? Acqua. Basta, per favore. Negare l'acqua degli atleti durante gli allenamenti è una pratica comune anche nel mondo reale. Quello stronzo. Cercherò di memorizzare tutti questi volti prima di tornare indietro. Almeno metti la bottiglietta d'acqua, non la teiera. Ok, fatto. Vediamo se ce ne sono altri. Sicuramente. Ehi là. Non so perché siete qui, ma lasciateci in pace. Di cosa stai parlando? Ti va bene sul serio? Sembra che provare a parlarci sia inutile. Qua che succede? Un cannone sparapalle. Bello. Bella punizione questa. Ah! Fa male, fa male. Che diavolo? Questo non è un allenamento, è pura violenza. Vuol dire che fa qualcosa di simile anche nella realtà, giusto? Maledetto bastardo. Oh, scusate, devo sbrigarmi. Datemi un secondo e li memorizzo in un lampo. Non c'è da memorizzare, cioè non è che stai fotografando, devi guardarli in faccia. Ehi, non è ancora fatto. Stiamo lottando contro il tempo. Non mettermi pressione, idiota. Comunque li ricordo tutti. Allora non perdiamo altro tempo, dobbiamo filarcela. Vediamo chi c'è qui invece. Non mi piace essere guardato in quel modo. Non trascinarmi nelle tue faccende. Non ha importanza. Davvero vi sta bene questo trattamento di merda? A quanto pare non ne vuole sapere. Andiamocene. E probabilmente incontreremo qualcuno sulla nostra via ora. Qualcuno verrà a menarci. Ne sono abbastanza sicuro. Scappa dal castello, va bene. Se questa è la nostra scelta. Presto, dobbiamo uscire alla svelta. Andiamocene. Ok, siamo di nuovo qui. Ora usciamo, presto. Il posto di guardia vicino alla palestra non risponde. È probabile che sia opera degli intrusi. A tutto il personale, aumentate la sicurezza. Corriamo, corriamo. Io ho gli occhi rossi, quindi sono cattivo. Siamo rimasti fin troppo. Forza, usciamo da qui. L'uscita di qua, presto. E sicuramente ci sarà un'imboscata. Quanto ci fai? Oh cacchio. Eccolo lì, il cavaliere d'oro. Ancora voi canaglie. Incredibile, avete commesso lo stesso errore due volte. Siete proprio senza speranza. La scuola non è il tuo castello. Ho memorizzato alla perfezione i loro volti, sei fregato. A quanto pare è vero il detto, canca abbaia non morde. Com'è caduta in basso la stella della squadra di atletica? Dove diavolo vuoi andare a parare? Parlo del traditore dell'atletica, che ha rovinato i sogni dei suoi compagni con un atto violento. Oh, posso solo immaginare il dolore di quanto di quanti sono stati trascinati a fondo dal tuo egoismo. Traditore dell'atletica. Ma che sorpresa, perciò lo accompagni senza sapere assolutamente nulla. Ha tradito i suoi compagni e ha infranto le loro speranze, eppure non perde la sua spensieratezza. Questo non è vero. Ma che disdetta. Vi siete fidati ciecamente di questo idiota e lui vi ha condotti alla morte certa. Fate presto a sbarazzarvi di loro, sono stanco del loro fetore. Andiamo a menarli. Noi siamo dei cavalli con le corna da alce. Non è vero. Dannazione. Ryuji, allontanati. Che tra l'altro, questo scontro è tecnicamente fatto per farti perdere. Quindi non so cosa succederà ora che abbiamo le armi più potenti. Vi uccido perché Rekamoshida ce l'ha detto. Vi uccido perché è quello che vuole. Ah, ecco. Ci attaccano preventivamente in pratica. Azz, abbiamo le difese alte però effettivamente. Ecco fatto. Ma porca puttana, non è vero. Dai, ho fatto un sacco di danno. Quanti ce ne sono? Ce ne saranno ancora? La vedo brutta. Ecco qua che è scriptato. Aia cazzo. Non ho potuto neanche attaccare io.
Belle le cose scriptate. Rendo sempre giustizia al tutto. Aia, pezzo di... Stai buono, su. Scommetto che sei venuto qui per capriccio e ti sei ritrovato così. Dico bene? No. Che inutile rifiuto umano. In un attimo ti sei fatto prendere dalle emozioni. Come osi levare la mano contro di me? Anche se è stato per breve tempo, hai dimenticato la bontà con cui gestivo gli allenamenti d'atletica? Non erano allenamenti, erano abusi fisici. Non ti è mai andata a genio la nostra squadra. Non era altro che un obbrobrio. L'unico che deve conseguire dei risultati sono io. Anche l'allenatore che è stato licenziato era senza speranza. Se non mi avesse osteggiato con le sue accuse, mi sarei limitato a rompere la gamba alla sua star. Cosa? Vuoi che ti sistemi anche quell'altra gamba? La scuola la definirà comunque legittima difesa. Merda. Dovrò perdere di nuovo. Non solo non posso più correre, ma anche la squadra di atletica è finita per colpa di questo stronzo. Allora è per questo che... Non appena avrò sistemato questi due, toccherà a te. Ryuji! Non dagliela vinta! Hai ragione. Tutto ciò che mi era più caro mi è stato sottratto da lui. E non lo riavrò più indietro. Stai a guardare. Guarda come questa feccia disperata muore invano per essersi schierata con un rifiuto come te. No, quello sei tu. Tu sai solo usare le persone. Sei tu il vero pezzo di merda, Kamoshida. Che cosa fate? Mettetelo a tacere. In guardia, fellone. Finiscila di guardarmi dall'alto in basso con quel sorriso da ebete stampato in faccia. E c'ha ragione. Il risveglio di Ryuji. Bellissimo. Ah, bella la sua persona, tra l'altro. Nanji Wanaru. Bellissimo, la sua maschera è bella. Poi il sistema per risvegliare le persone è sempre figo, perché tu ti devi togliere la prima volta la maschera, quella reale, e poi tutte le maschere successive sono effettivamente maschere che tu continui a togliere ma senza distruggerti la faccia. E la sua persona è bellissima. Non c'è nulla da dire. Anche lui? Bellissimo. Allora, devo essere sincero. La nostra persona mi piace un sacco, Arsène. Ma anche la sua, che per ora non dico il nome, ma tanto lo dirà lui tra poco, è strafiga. Captain Kid, esatto. È bellissima. Esteticamente è una delle più belle. Questi delinquenti disturbano il re Kamoshida con questioni da nulla. La cognizione di Kamoshida non sta cambiando, vero? Allora mi comporterò da delinquente quale sono. C'ha ragione. Avanti, Captain Kid! Evocazione! Ha evocato Bicorno. Allora, tu cosa sei debole? A niente. Però tu sei debole al fulmine, quindi... Uno. Mamma mia, devastato. Due. Posso fare staffetta? O ancora no? Ancora no. E beccati sta menata in faccia. Oh, 22. Beh, un bel fendente in faccia te lo meriti. Mi aspettavo molto di più, eh. E allora ti attacco con l'arma melee, faccio prima.
faccio molto più danno. Aia, che male. A parte lui che c'ha un tubo di piombo, però fa niente, noi abbiamo le armi fighe. Ryuji, tra l'altro, sono un suddito fedele del glorioso re Kamoshida. Piccolo trivia, Ryuji tra l'altro è l'unico a cui non sono riuscito, a parte il protagonista, perché per avere l'arma finale del protagonista serve il New Game Plus. È l'unico personaggio a cui non sono riuscito a fare l'arma finale, ma ho la penultima arma più forte che c'aveva. Quindi uno degli obiettivi è fargli anche l'arma a lui. Perché ho perso? Questo dimostra solo che Kamoshida non è niente di speciale. E io sono morto. In realtà no, è solo svenuto. Aia. Da. Che te ne pare? Wow. Quindi anche Ryuji ha il potenziale. Anche se dovessi scusarti ora, non ti perdonerò mai. Ti ho già detto che questo è il mio castello. Continui a non capirlo. Oh cazzo. Ma che Takami? Takamaki. Takamaki? Che Takamaki? Oh, boiade. Che miaognifica. Piccola correzione. Che miaufica. Ci sta di più. È splendida ragazza. Che sta succedendo? Sono così invidioso. Qualcosa non quadra. Già, ora che ci penso. Ma perché è qui? Morgana continua a fissarla. Ti prego. Ehi, non toccarla, pervertito. Quante volte devo dirtelo prima che tu capisca? Questo è il mio castello, un luogo in cui posso fare ciò che voglio. Tutti desiderano il mio amore qui. Cioè, tutti tranne i ladri ottusi come voi. Takamaki, di qualcosa. Calmati, Ryuji. Quella ragazza non è quella vera. È come quegli schiavi, è un essere plasmato dalla cognizione di Kamoshida che ha di lei. Siete invidiosi? Beh, non mi stupisce. Le donne non sono attratte dai tempistelli problematici come voi. Maledizione! Fateli fuori all'istante! È meglio se ce ne andiamo. Siamo in minoranza. Filiamocela prima di essere circondati. Non facciamo nulla e ci limitiamo a scappare. Zitta, corri! Grazie al cielo tu hai la testa a posto. Va bene. Sveleremo a tutti ciò che sei realmente. Ti conviene prepararti. Cominciavo ad annoiarmi a torturare quelli che sono già qui. Tornate pure quando volete, se non vi importa delle vostre vite. Ignoralo, andiamo. Ed ecco che ce la siamo fuggita. Comunque, non ricordo di essermi messo questa roba. Beh, però ti sta bene. Esatto. Dovrei esserne contento? Sì, è una giacca di pelle strafiga. Sembra un motociclista. Certo che non è brutto come il tuo pezzo di merda. Io sono vittoriano. Li avete trovati? Silenzio. No, cerchiamo da quella parte. Allora che succede? Non ci capisco più niente. Te l'ho già detto. Questo succede quando chi possiede una persona affronta il signore del palazzo e diventa una minaccia. E per impedirgli di subire gli effetti delle distorsioni. Ma è un teschio. Il tuo aspetto riflette il tuo io interiore, il ribelle che dorme dentro di te. Non che tu riesca a capirlo. No. Allora smetti di fare domande e accetta ciò che vedi per quello che è. È facile dirlo per te. Siamo nella merda. Ho detto di fare silenzio.
Forse l'abbiamo scampata qui, ma siamo comunque fottuti con il Kamoshida della vera scuola. Piuttosto arguto da parte tua, per essere un idiota. Rilassati, il Kamoshida reale non ha idea di quello che succede qui. Un'ombra è il vero sé che è stato rimosso, un lato della personalità che si rifiuta di vedere. Perciò è tutto ok. Il Kamoshida nella realtà non si ricordava dell'esecuzione? Ecco la tua risposta. D'accordo, ora che lo sappiamo non ci resta che... Aspetta, io vi ho fatto un da guida, come promesso. Ora tocca a voi collaborare con me. È per questo che sono stato super gentile e ho spiegato ogni cosa a voi idioti. Grazie. Collaborare? Non ricordate? In principio sono venuto qui per indagare. Devo eliminare la distorsione del mio corpo e riacquistare la mia vera forma. Ecco perché dobbiamo addentrarci nella profondità del memento e... Ehi, aspetta, di che diavolo stai blaterando? Non si è mai parlato di darti una mano. Madonna. Non ditemi che non avete intenzione di ripagarmi per l'accoglienza che vi ho riservato. Specialmente tu. Vuoi prendere e andartene anche se fai già parte del mio grande piano? Fammici pensare, non ho promesso niente, quale piano? E perché non sono umano? Perché sembro un gatto? È per questo che mi prendete gioco di me? Abbiamo altri impegni. Grazie di tutto, gatto. Hai fegato per essere un micio, eccetera, eccetera. Ci si vede in giro? Madonna mia, Ryuji, che sensibile! Ehi, ma che diavolo! Ah, sul serio, perché ve ne andate come se fossimo a posto così? Oh, diavolo, no, tornate qui! Mio Dio, Morgana... tutto curvo adesso... Sei ritornato nel mondo reale, bentornato! Grazie al cielo siamo tornati. Ti ho trascinato in giro per un bel po', eh? Scusami, amico. Sono stanco morto. Tu come te la passi? Mi farei un pisolino. Sto bene. È notevole. Io sono sfinito, anche se un tempo facevo atletica. Ma accidenti, se quello che abbiamo visto era reale, le cose prenderanno una bella piega. Mi ricordo perfettamente tutti i visi dei ragazzi trattati così come schiavi da Kamoshida. Non appena faremo confermare loro degli abusi subiti, Kamoshida sarà fottuto. Allora, mi aiuterai a cercare questi ragazzi altri testimoni? Sembra difficile. Nah, ti aiuterò. Ora sì che si ragiona. Ehi, quindi, se pensavi di tenere un basso profilo per via dei tuoi precedenti, dubito che ti servirà. Lo sanno già tutti, ti hanno già bollato come un criminale. Com'è potuto succedere? Kamoshida ha fatto la spia. Bel pezzo di merda. Davvero, un insegnante. Solo un insegnante avrebbe potuto far trapelare una cosa così velocemente. Non importa se è uno studente o un club, quello stronzo rovina tutto ciò che non gli va a genio. Proprio come ha fatto con me. Nessuno prenderà mai sul serio quel che dico. Tuttavia le voci sui suoi abusi potrebbero essere vere. E dopo aver visto di persona la distorsione del cuore di Kamoshida, non esiste che io mi tiri indietro. Ti capisco, ma... Devi farlo! Ti aiuterò anch'io! Va bene. Conto su di te, non preoccuparti, anch'io sono elettrizzato da questa cosa. Percepisco un legame di fiducia che emanare da Ryuji. Dio mio. Dannazione, le droghe pesanti. Dai, su. Continua le tue domande. Agire in solitaria ti avrebbe reso più efficiente come ladro fantasma. Avresti potuto continuare così. Eppure non l'hai fatto. Ci sono dei vantaggi ad avere dei soci. È questo che hai pensato. O mi sbaglio? Mamma mia, la luce è troppo potente. Nanji Wanaru.
Bella ste parti. No, ho saltato. Il potere del carro. Pensavo dovessi schiacciare io, non che andava avanti da solo. Ryuji Sakamoto, confidente, rango 1. Yoshi. Oh, giusto, è da l'ora di pranzo che non mangiamo niente. Non avrebbe senso separarsi adesso, perciò perché non andiamo a mangiare un boccone? Cosa vorresti mangiare? Carne, coso. Seguimi, voglio sapere tutto del tuo passato. Ah beh, è così che nasce un'amicizia. Gnam gnam gnam, buono. Che cosa? Che diavolo, amico? Quanto è merdoso quello stronzo. Sto ancora mangiando e acqua passata. Calmati. Solo ascoltare la tua storia mi fa imbestialire. Perciò hai lasciato la tua città e adesso vivi qui, eh? Boh, mamma mia, che fame che mi fa venire quella roba. C'ho una voglia di mangiare quelle robe lì. Forse siamo molto più simili di quanto pensassi. Cos'hai combinato? Io non ho precedenti come te. Insomma, non è quello il punto. Credo sia perché veniamo entrambi trattati come dei rompipalle da chi ci circonda, come se fossimo reietti. Anch'io ho fatto una cazzata a scuola. Nom 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 nom. Mamma mia, mi fai venire una fame. Voglio andare a mangiare quelle robe lì. Il posto dove vivi adesso si trova a Yongen, vero? È l'ora di punta per la metro. Ti consiglio di far passare un po' di tempo prima di andare a casa. Ma che diavolo, coso? Hai malappena toccato il cibo. Cosa stai facendo? Lascia fare, devo sdebitarmi per l'aiuto che mi hai dato. Comunque, da domani ti coprirò le spalle come tu hai fatto con me. Finché ci occuperemo di Kamoshida, sono certo che la scuola ci sembrerà meno opprimente. Vabbè. Ah già, dammi il tuo numero, anche il tuo chat ID. Queste versioni tecnologiche dei cellulari, il chat ID, il numero, la mail. Aspetta e vedrai, Kamoshida. Cominceremo già da domani. Per prima cosa andremo dai ragazzi imprigionati come schiavi. Il torneo di pallavolo è domani, vero? Dietro c'è Kamoshida, vorrei vomitare. Ma grazie a quello non avremo lezioni di pomeriggio e potremo gironzolare inosservati. Beh, direi che possiamo definire i dettagli domani. Forza, mangia ancora un po', c'è un sacco di zenzero qui. Dio mio, proprio solo perché è gratis. Te, mangia, te. Allora, riguardo questo piano per sconfiggere Kamoshida. Abbassa la voce. Ah, giusto. Molte delle volte in cui finiremo per farci, non dico sgamare, ma quasi, è sempre colpa sua che alza la voce. Tan tan tan. Che succede? Non dormo bene ultimamente. Ogni volta che chiudo gli occhi la testa mi si affolla di pensieri. Shio. Presto ci saranno le nazionali, perciò continuo a chiedermi: davvero una come me merita un posto nella formazione titolare? Non preoccuparti, abbi fiducia in te stessa. Hanno riconosciuto il tuo talento. È perché sei quella che lavora più sodo di tutti. Già, la pallavolo è tutto ciò che ho, dopo tutto. Ma soprattutto, come va la gamba? Sembra parecchio gonfia. No, non è niente, è normale. Specialmente prima di un incontro. Scusa l'interruzione, Suzui. Il professor Kamoshida mi ha detto di venirti a chiamare. Cosa vuole? Non l'ha detto. Anna, io... Andrà tutto bene. Scommetto che vuole parlare ai titolari o cose così. Già. Beh, meglio che vada. Sì, buona fortuna. Ciao, grazie. Io vado. Che cazzo, mi dispiace.
Tieni duro, Shio. Mamma mia, quanto è stronzo Kamoshida. Veramente un pezzo di merda. Sei tornato? Presumo che tu sia andato alla scuola oggi. Tu che ne pensi? È stato parecchio dura, certo. Immagino tu abbia imparato la lezione dopo quello che è successo ieri. Beh, finché non ti cacci nei guai, a me sta bene. Non so cosa tu stia combinando, ma credimi, resterai senza un tetto se inizi a causare problemi. In caso te ne fossi dimenticato, la tua libertà al momento ha dei limiti. Ehi, alla fine ho deciso di mandarti un messaggio. Questo lo vedi? Sì. Domani conto su di te, ok? Ho capito. Sei un fratello, amico. Vabbè, ci si becca domani. Andiamo a salvare dei poveracci che sono stati maltrattati. Io e te. Che cavolo? Ma mi stai almeno ascoltando? Cerca di stare lontano dalle cattive compagnie, ok? Certo. Ciao. Ehi, me ne torno a casa per stanotte. Chiuderò il locale, non andartene in giro. Va bene. Sakura-san. Beh, è arrivato il momento di salvare.